Gonfaloni, fasce tricolore e fazzoletti rossi sono arrivati da tutta la Toscana a Empoli per commemorare il 75esimo anniversario della partenza dei 530 giovani volontari che il 13 febbraio del 1945 partirono dalla città già liberata per unirsi agli alleati e liberare l'Italia dal nazifascismo. Una storia, ha detto il presidente della regione toscana Enrico Rossi, presente all'evento, che rimette al centro memoria e antifascismo come fondamenti della Repubblica. In Germania, quando si discute di queste cose, come avete visto, la Merkel si schiera senza se e senza ma contro i nazisti. I presidenti della Germania vengono a chiedere perdono alle manifestazioni in cui si ricordano le stragi, chiedono perdono. Da noi i repubblichini vogliono la pensione, è diverso. Nel corso della cerimonia al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, alcuni dei volontari del 45 sono stati insigniti di un riconoscimento prima del corteo che ha sfilato per le vie di Empoli, definita capitale morale dell'antifascismo. Trasmettere alle nuove generazioni quei valori di democrazia, di solidarietà e di spinta alla libertà che animarono quei ragazzi, perché si parla di persone che al momento della partenza in alcuni casi non avevano nemmeno i 18 anni, è un messaggio bello da trasmettere, perché la nostra democrazia ancora oggi è fondata su quei gesti. La resistenza è stato un fenomeno di grande complessità, non soltanto i partigiani che operavano nelle brigate partigiane, i gappisti, ma anche le donne, anche i preti, anche i frati, pensiamo a Farnetta, hanno portato un loro contributo, e un ruolo importante è stato quello che hanno portato i militari. La giornata si è conclusa con la deposizione di 3 corone di alloro al Monumento ai Caduti in Piazza della Vittoria, al Cippo in memoria della rappresaglia nazista in Piazza 24 Luglio e davanti alla lapide posta in Piazza del Popolo nel 35esimo anniversario della partenza dei volontari, la cui storia ha molto da dire alle nuove generazioni. Questo si potrebbe dire ai giovani di oggi. Questi giovani erano in pace, la loro città era stata liberata, ma il resto d'Italia no. E quindi si impegnarono sotto l'insegna del Comitato di Liberazione Nazionale e quindi di tutti i partiti antifascisti a continuare a fare un po' di guerra per liberare l'Italia.